Anche la città di Andria ha aderito alla giornata di sensibilizzazione per le malattie rare, affinché associazioni, famiglie interessate dalla problematica, sanità e politiche sociali creino una rete di informazioni per sostenere chi è affetto da queste malattie insidiose e spesso pericolose. Le malattie rare sono insidiose perché i sintomi che le caratterizzano spesso sono sintomi di malattie più frequenti e la diagnosi differenziale è una cosa difficilissima. E in questo ambito i viaggi internazionali fanno parte del gioco perché i centri specializzati possono trovarsi in Puglia ma anche in altre parti d'Italia, in altre parti d'Europa, addirittura in altra parte del mondo. Poi il paziente torna a casa e la difficoltà è gestire la cronicità di queste malattie. E noi stiamo lavorando facendo un'operazione culturale, un'operazione che mira a formare soprattutto pediatri e medici di famiglia, ma ovviamente anche i medici delle reti ospedaliere, alla conoscenza e alla presa in carico, questo è il termine che si usa oggi. Nell'ambito delle malattie rare, quando non c'è un farmaco, non c'è un'assistenza adeguata, non ci sono medici, molto fondamentale il supporto psicologico e la vicinanza a queste persone. Purtroppo avere una malattia rara significa essere discriminate a livello sociale, a livello lavorativo, e ciò non è bene per le famiglie che comunque si isolano sempre di più. Non hanno bisogno di essere compatite o di pietismo, hanno bisogno di sentirsi persone, di sentirsi esseri umani e di integrarsi all'interno della società. All'incontro hanno partecipato esponenti del Consiglio regionale per dimostrare l'attenzione della politica al problema e l'impegno assunto per migliorare la rete dei servizi. Accanto allo sforzo di reperire risorse economiche, che pure la Regione sta facendo con molta difficoltà, perché poi i tagli lineari che spesso lo Stato fa si ripercuotono sugli enti locali, compresa la Regione, sia da esercitare e da mettere più a frutto una capacità tipica di noi italiani, specialmente di noi meridionali, che ultimamente abbiamo messo da parte, forse anche perché abbiamo avuto troppo la pancia piena. Quando la fame è la fame, si aguzzava l'ingegno e si trovava il modo per sopravvivere e barcamenarsi rispetto a tutto. E noi abbiamo avuto, lo ricordavo nel mio intervento, diciamo, orde di barbari, di dominazioni che non ci hanno mai schiacciato perché noi avevamo la capacità di dribblare e di sopravvivere. Oggi questa crisi pare che ci stia decretando la parola fine. Io non credo che sia così. Quindi l'impegno delle istituzioni deve essere duplice. Uno, reperire risorse e riaffermare la propria dignità rispetto anche a uno Stato nazionale che certe volte ci vilipendia e ci calpesta. Secondo, però, cercare di far sollevare dal basso occasioni come questa di oggi, dove le associazioni, le persone si mettono insieme perché non suppliscono a quello che è il ruolo delle istituzioni, ma lo integrano, lo sostengono, lo pungolano, ma fanno anche una loro parte, che è quel principio famoso di sussidiarietà che è stato inserito anche nella riforma del titolo V della Costituzione.